caso, no? E ci sono 10.000 programmi gratis. Ma 10.000, eh? Che vi fanno tirare fuori tutta quanta la vostra musica. Tipo, vedete, questo qua è per Windows. SharePod, in questo caso si chiama, no? Download, tac, cliccate su download, vi fate partire e vi tira fuori tutta quanta la musica. Poi invece se è per Mac, il discorso... Xpod, l'ho detto con Xpod. Ma vabbè, probabilmente siccome ho fatto fare una... Boh, vabbè, io so perché. Boh, comunque... La tira fuori e vi tira fuori completamente tutta quanta la musica. Basta. Per le immagini invece, per le immagini, chi ha Mac, com'è che attaccate l'iPhone? Vedete qua, ci sono dispositivi, cioè col Mac, vedete qua, dispositivi, iPhone 4 di Davide per ora, sono le ultime foto che ho scattato, io ho fatto queste foto qua, no? Le ultime immagini che ho dentro. E cliccate, importa tutto. E vi salva automaticamente dentro, in questo caso dentro il programma iPhoto, vi salva tutte quante le immagini che avete salvato. Adesso non so neanche dove che me le ha buttate. Ho tutte quante lì dentro. Eccole qua, tutte le immagini che avevamo. Lì ve le metto in ordine di data, no? E ce le abbiamo qua. Tutte lì. Dite, cacchio, voglio salvarla da un'altra parte. La prendete, l'immagine, tac, e la buttate nel desktop. E avete l'immagine vera e propria. Ok? Chi ha Windows invece, qua bisogna un attimo fargli mettere a posto le foto. Boh, chi ha Windows, con Windows cosa succede? Che il Mac, no, che cazzo dico, che Windows riconosce l'iPhone come una macchina fotografica, cioè comunque un dispositivo che acquisisce immagini, quindi una macchina digitale esterna, no? Quindi lui c'ha, aprite cioè, come quando mettete una penna USB dentro Windows, no? Dici cosa vuoi fare? Vuoi avviare Windows Media Player oppure aprire la cartella come appunto della cartella di file oppure come l'acquisitore di immagini di Windows. Con l'acquisitore di immagini di Windows automaticamente la vede appunto come una fotocamera, vi tira fuori tutte le immagini che sono dentro quel telefono e ve le potete tranquillamente salvare dove decidete, dove scegliete voi. Però appunto tenendo spento iTunes, no? Quindi per questo io non vi consiglio di tenere iTunes qua nella... Guardate, adesso un attimo che tiro fuori il coso. Ecco. Qua, questa flag qua, aprite iTunes quando l'iPhone è collegato, per voi di Windows non ve lo consiglio tanto. Oppure anche per chi ha Mac, cioè, chi è che lo blocca, lo fa quella. Ah sì, una cosa. Questo dispositivo qua, questo, l'iPhone, tutti questi qua, tutti quelli che volete voi, non mandano via Bluetooth file ad altri telefoni, tipo, che ne so, a un Nokia, a un LG, voi avete una foto, un qualcosa, non c'è proprio l'impostazione, cioè dentro l'iPhone non c'è l'impostazione dentro un'immagine, dentro una cioè nelle canzoni scordatelo, però nelle immagini, nei video, queste cose qua non c'è proprio neanche il menu, la voce invia tramite Bluetooth, non c'è, non esiste. Ci sono delle applicazioni, vi faccio vedere. Io mi sono fatto qua la cartella Bluetooth, no? Vedete questa qua, la prima. Cliccate lì, scusa, Bluetooth. Sono tanti programmini facili, tipo c'è Bump, Photoshare, queste qua. Queste qui abilitano il Bluetooth, vi fa connettere con un altro dispositivo, però l'altro dispositivo, addirittura anche tramite internet. Questo dispositivo... Deve essere un dispositivo Apple con quell'applicazione. Se voi scegliete di inviare con Photoshare, l'applicazione Photoshare, l'altro dispositivo deve avere Photoshare, le due applicazioni, quindi non c'entra più l'iPhone, cioè l'iPhone fa tipo da computer che fa girare un programma, no? Però le due applicazioni, Photoshare e Photoshare, oppure le altre, comunque ce ne sono tante che mandano via Bluetooth, io preferisco Photoshare.
Le due applicazioni devono parlarsi tra di loro, si devono individuare e dopo potete mandarvi le foto come volete, foto, video e basta. La musica, l'iPhone, perché non la lascia tutti l'iPhone, l'iPod, l'iPad, eccetera, eccetera. Non lasciano perché loro, essendo loro che vendono musica, loro vendono musica, sono mica cretini che ve la lasciano condividere tra di voi. Cioè, perché è anche un po', diciamo, anche le applicazioni che voi scaricate, se voi scaricate, se voi scaricate qua da iTunes, no? Applicazioni, scaricate un'applicazione a caso, tasto destro, informazioni. Voi vedete che questa applicazione è firmata, acquistato da questa persona qua, con questo indirizzo email qua, a che ora e che giorno, e quanto pesa, quando è stata modificata, tutto. Praticamente le applicazioni sono già firmate. Per esempio, c'è un trucchetto che ho scoperto, guardate, non così. Tipo tasto destro, mostra nel find, sarebbe esplora risorse in questo caso, la copiamo, la incolliamo nel desktop, una copia di quell'applicazione lì, ecco, sono file firmati .ipa. Questo sto parlando per chi ne capisce un po' di più di computer. Se noi questa applicazione qua la rinominiamo in .zip, facciamo diventare .zip, diventa un archivio, no? Quindi possiamo vedere cosa c'è dentro. Dentro cosa c'è? Dentro c'è il file, il plist. Il plist praticamente non so esattamente cosa, comunque è tipo col file plist appunto c'è la firma di chi è l'applicazione, mi pare di aver letto. L'account e tutto. Di chi è firmata, tutte quelle cacchiate lì. Comunque, con questo file qua, plist, che deve avere, ci deve essere la firma appunto di chi l'ha comprata, e solo quella persona lì può usarla. Puoi farla usare a un'altra persona appunto dandogli l'applicazione, andandogli ad abilitare il computer da iTunes, come facciamo io in Ascente 86, praticamente. Qua Store autorizza questo computer con l'account mio dentro il computer di un altro. Dopo gli passate proprio l'applicazione, gli passate proprio il file .ipa, quello che era questo prima, no? Gli passate proprio questo file qua e dopo gli passate proprio questo file qui, foto cestino, questo lo chiudiamo. Gli passate proprio quel file lì, lui se lo butta dentro la libreria sua di iTunes, qua, se lo butta dentro lì e da lì lui dopo può usare la vostra applicazione. Però con tutto questo procedimento qua, fatto sta che tutto è firmato, cioè il bello dell'iPhone è la sicurezza. Potete andare su internet, fare quello che volete, per esempio le mail, queste cose qua, preferite sempre, come dico la mia amorosa, sempre guardarle con questo, le mail, non con un computer, perché col computer, specialmente Windows, è facile che una mail vi incasina più facilmente il computer, invece con l'iPod, cosa che vi devono incasinare? I giochini, cosa devono incasinarvi? I messaggini, capito? È proprio bisogna, cioè non è una cosa così. Boh, ma questi sono dettagli che sto aggiungendo io alla spiegazione, non sono pareri personali. Bene, ragazzi, è stato video un po' lunghetto, quanto è durato qua? Un'ora praticamente di video, però l'ho fatto una volta per tutti, ora siamo a posto. Bene ragazzi, nient'altro, cosa devo dirvi? Al prossimo video, spero che questa spiegazione sia stata utile, se dovete chiedermi qualcos'altro sono più che disponibile e basta, al prossimo video, ciao a tutti!